sbaglia, sfortunato Rusconi. Orlando è la sua prima realizzazione in maglia trevigiana, è una prepotente schiacciata al canestro, grandissimo Orlando Woolridge, i primi due punti della partita e della sua carriera a Treviso, ha già esordito domenica scorsa nella vittoria di Roma. Questa è l'ultima partita del girone d'andata, una partita che può dire molto per Treviso, che punta a cacciare e a raggiungere il gruppone. Ora per Gianpaolo Zamberlan, un uomo della sua classe fino ad ora è rimasto a secco di punti. Esce Orlando, che prima di uscire dal campo abbraccia uno per uno tutti i compagni. Sono cose che in Italia non si vedono mai, sono cose che però fanno bene al basket. E Orlando va a dare five a tutti, va a salutare la sua curva, e tutti in piedi a salutare Orlando Woolridge, che saluta con 31 punti. Il suo palaverde ormai è diventato suo. Termina quindi alla grande l'esordio di Orlando Woolridge al palaverde, 31 punti per lui, 16 per Rusconi, 13 per Naumovski, 9 per Gracius, dall'altra parte 41 di Bart, 16 di Thompson e poco altro. Quindi Varese ritorna ad andare vicino alla Benetton, 11 e 22 da giocare, fuori Rusconi che deve rifiatare un po', uno dei più piccoli in campo ma è reattivo. Orlando finta il tiro, poi va dentro, gancio di destro e va a segno con il fallo non fischiato per Orlando, 20 punti, ma gli ultimi 4 canestri della Benetton sono tutti suoi, sono tutti delle sue grandiose iniziative. Un grande lavoro difensivo per Riccio, mentre rivediamo Rusconi, guardate, tira, sbaglia ma vuole a tutti i costi quel canestro. Guardatelo con i suoi goggle, con i suoi occhialoni, questo fallo di Vescovi, peccato perché poteva essere un'azione da standing ovation per Orlando Woolridge. 4 di vantaggio per la Benetton, 20esima di campionato al palaverde, Bigo in lunetta, tiri liberi, importanti, ma lui non li sbaglia. Gracius in posizione di playmaker, Naumovski a fare la guardia per sfruttare il suo grande tiro da 3 punti, bello il passaggio addirittura di Rusconi per Naumovski che si fa largo e va a segno. Rusconi si inventa passatore e Naumovski va a realizzare un canestro fondamentale. 92 Benetton, 84 Cagiva, è la partita più bella che abbiamo visto quest'anno al Palaverde, lo sentono anche i tifosi, guardate questo grande canestro di Treviso. Con la palla, 2-0-3 da giocare, Orlando va dentro, è giù Orlando, Vernada Woolridge, Bigo, un canestro che fa venire giù il palaverde questo, 27 per Orlando, la più bella azione della partita, Orlando e poi Gracius a rubar palla allo stesso Tomasek, Gracius a pirottare con la palla in mano, poi se ne libera per Pittis, 8 di vantaggio, 1 minuto e 40, ora bisogna controllare e Gracius, l'uomo esperienza lo sa. Fallo inutile questo di Pozzecco perché manda una macchina come Andrea Gracius in lunetta per due tiri liberi. Standing ovation per Orlando Woolridge, guardatelo come infiamma i suoi compagni e soprattutto tutto il pubblico, i 5.000 del Palaverde che ora dovranno tornare ad ogni partita perché questa è stata la partita più bella giocata dalla Benetton quest'anno, una delle più belle degli ultimi anni, con Orlando che ha messo giù una schiacciata eccezionale. Andrea Gracius in lunetta, il primo l'ha sbagliato, il secondo va, lui non sbaglia due volte i tiri liberi, sono una delle sue specialità migliori. Più 9 Benetton, 1.34, attenzione ora alle bombe di Varese, Pozzecco per Conti, non bisogna fare fallo, Rusconi lo fa ma per fortuna evita il canestro. Poi il passaggio bruttissimo con Rusconi ancora in palleggio contro Appio, va dentro Rusca e va a segno e sono due cost to cost di Stefano Rusconi, attenzione. Giocare anche in una grande squadra, finora questo campionato all'inizio è stato un po' anonimo, poi invece è venuto fuori. Per Binelli, sbaglia Binelli da sotto, poi Binion, sbaglia anche lui, incredibile, poi Rusconi rimbalza, vediamo il fallo. Rusconi, la schiacciata, la palla non entra, vedete qui il precedente intervento, la palla era proprio completamente dentro la retina. Abbiamo anche rivisto Bodiroga. E Milano regala la palla a Woolridge. Si è beccato anche il fallo, mamma mia. Tanto esce Palmer, entra contro Fucca, la palla è per Pittis. Non è infrazione di passi, è un gran canestro di Pittis. A rialzarsi, Naumovski a palleggiare, l'entrata, Woolridge. Fallo di De Paul. Decisivo Woolridge nelle fasi finali. Prima con una stoppata
da tre, Bodiroga va e non serve a niente, non serve a niente.